Con il recente rimpasto in giunta, figlio delle dimissioni dell'ex vice sindaco Calicchio, il primo cittadino di Camerota, Mario Scarpita, ha riportato il sereno nel suo gruppo di maggioranza che, deciso, va avanti nel percorso amministrativo intrapreso 30 mesi fa. In un incontro presieduto da Luca Cascone, presidente della 4ª Commissione Trasporti della Regione Campania, il sindaco ha illustrato con lo staff tecnico i progetti messi in cantiere. 20 milioni di opere, afferma, che dimostrano l'impegno di questo governo a favore della comunità e contraddicono, aggiunge con forza, quanti ci hanno accusato di non avere una progettualità. Il riferimento è all'ex vice sindaco e al consigliere Saturno che dall'estate scorsa hanno preso le distanze dalla maggioranza. Tra i lavori presentati pubblicamente, il progetto da 6 milioni per il restyling del porto, i cui lavori dovrebbero andare in appalto e iniziare il prossimo anno. Il progetto prevede, tra le altre cose, il ripascimento, la messa in sicurezza della banchina di sopraffluto e l'allungamento dell'approdo. Nei primi mesi del 2020 partiranno anche i lavori per la realizzazione del locale di aggregazioni all'Entiscosa, mentre a Licusati è aperto il cantiere per il recupero e l'utilizzo dell'acqua del pozzo. E all'83% invece il progetto del grande depuratore che sta interessando alcune frazioni, un impianto che andrà a migliorare le condizioni della condotta sottomarina. In occasione della visita dell'onorevole Cascone è stata posta la prima pietra e inaugurato il cantiere della strada Camerota-Lentiscosa, un'opera, ha detto il sindaco, importante per tutta la comunità perché collegherà rapidamente le frazioni al capoluogo. Cascone ha confermato il suo sostegno al piano progettuale del comune di Camerota ed ha annunciato il nuovo accordo che unisce la regione Campania a Trenitalia per i prossimi 15 anni. È un accordo di 15 anni che vale 3 miliardi e 600 milioni di euro, ci saranno 37 treni nuovi che si aggiungono ai 24 già acquistati, ai 14 per i quali si effettuerà un revamping molto importante, avremo quindi una flotta in 3 anni completamente rinnovata.